Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Questo video specifico nasce da una domanda che mi sono posto. Ma con una GoPro è possibile raccontare una storia? Vi starete chiedendo perché per parlare dei buoni propositi del 2018 comincio a parlare a mezze maniche. Beh, per parlare dei buoni propositi del 2018 che mi sono posto dobbiamo partire da un pochino prima. Infatti questo sono io a luglio 2017. Era un periodo in cui causa ferie tutto tendeva a rallentare e io avevo deciso di realizzare un video dove potessi parlare di come realizzare un video. È un concetto un po' contorto, però seguitemi. Quello che volevo fare era realizzare un contenuto che spiegasse come poter raccontare una storia. E se alla fine questo video non ha mai visto la luce, un motivo c'è. In ferie e realizzavo queste clip video, ho cominciato a pensare che quello che stavo facendo era totalmente sbagliato. Sbagliato perché io stavo realizzando del materiale, ma non avevo un'idea. Non c'era un collante tra le parti, qualcosa che potesse raccontare esattamente quello che volevo. E lì mi sono reso conto che stavo sbagliando tutto e ho messo in discussione non solo il video che stavo realizzando, ma ho messo in discussione anche il mio modo di approcciarmi ai progetti, ai sogni, alla vita lavorativa. E quindi mi sono fermato ed ho avuto un momento dove ho cominciato a pensare tanto, a pensare e a mettere in discussione praticamente tutto. Quindi è stato un agosto dove mi sono demoralizzato e demotivato tantissimo. Fino a che a un certo punto mi sono detto basta, devo cambiare, devo fare qualcosa per poter cambiare questo mio modo di fare, questo mio modo di approcciare le cose, e da quel momento è cominciato il mio cambiamento. Oggi è stata una giornata di lavoro in studio, cosa che normalmente faccio davvero davvero raramente. Sono le 8:15, quindi è abbastanza tardi, mostro. Vorrei andare a casa, mi scoccio, voglio lavorare ma mi scoccio, quindi I just want to be somebody who knows. 7 infiniti giorni dopo. Infiniti perché sono con l'influenza addosso da 5-6 giorni, sono sotto antibiotico, sono distrutto in pratica, ed ho trovato delle strategie, mettiamole in questo modo qua, per reinventarsi sia lavorativamente che sotto il punto di vista dei progetti personali. Allora, il primo consiglio che voglio dare a chiunque stia guardando questo video diciamo quasi lo stesso mio problema, ossia si è reso conto di dover cambiare qualcosa. Prima di tutto, non buttare mai quelle che sono le proprie idee, le proprie convinzioni. Bisogna perseguirle quelle. Sono ancora dubbioso su come mostrare questo lato, questa storia, questo cambiamento, anche perché ad oggi il cambiamento non è ancora avvenuto. Allora, prima che questo cambiamento davvero cominci, fino a quel punto sono tutte parole al vento. Ciao a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo. Quindi insomma, i buoni propositi per il 2018 quali sono? Una cosa che ho imparato e che voglio
condividere con voi è che non possono esistere i buoni propositi per un anno nuovo, semplicemente perché tutto quello che facciamo, la nostra vita, non termina dopo 365 giorni e ricomincia, ma è un continuo. Quindi è probabile che i buoni propositi dovrebbero esistere e persistere soltanto quando finiamo un progetto, realizziamo un nostro sogno, e quindi avremo i buoni propositi per continuare e perseguirne un altro. Il mio percorso di cambiamento in realtà non è mai avvenuto, ora sono passati circa 6 mesi e tutto quello che ho fatto è stato semplicemente capire un concetto, è che in generale non bisogna cambiarsi, diventare qualcos'altro, ma bisogna evolversi in continuazione, ma mai cambiare. Quello che noi siamo è fondamentale ed è quello che ci rende tali. Per questo lavoro che faccio a tutti quanti, per il 2018 e non solo, imparare ad evolversi e mai a cambiare, a continuare a perseguire quelli che sono i nostri sogni e i nostri progetti. E voglio lasciarvi con un detto: di fronte alle difficoltà è facile mollare, quello che è difficile è perseverare.